Buongiorno, buongiorno a tutti. L'ultima puntata che ci riguarda prima di Napoli-Inter, e quindi entreremo nel vivo di questa sfida fondamentale per il futuro degli azzurri e per la rincorsa alla Champions League contro un avversario che viene da 11 vittorie consecutive, che ha 15 punti in più in classifica, che è l'unico che ha fatto meglio del Napoli finora nel girone di ritorno, ma che nel confronto diretto non è sembrato poi così superiore, almeno nella gran andata, anzi il Napoli meritava tutt'altro che perderla quella partita, forse addirittura di vincerla a un certo punto. Come ve la giochereste? Con quali uomini? Con quali scelte? Con quale attaccante centrale, per esempio, che è il dubbio che stuzzica un po' di più la curiosità di molti? 0816363 per dircelo, caro Raffaele Oriema, oppure WhatsApp al 339-666-9990, come sempre. Ciao. Ieri eravamo in disaccordo io e te sull'attaccante centrale, no? Tu dicevi... Sinceramente no, forse non, perché guarda, sul momento di forma io comunque sceglierei Osimhen in questo momento, quindi non so tu cosa ne pensavi. No, io sto dicendo un'altra cosa su chi schierare contro l'Inter. Tu dicevi Osimhen, io dicevo secondo me gioca Mertens. Abbiamo ieri l'abbiamo detto. Allora siamo in disaccordo. Quindi per questa ragione voglio sapere chi è dalla tua parte e chi è dalla mia parte. Vediamo, secondo voi giocherà Osimhen? È meglio che giochi Osimhen? O è preferibile inserire Mertens, un attacco di piccoletti contro i tre centrali molto fisici dell'Inter? Che cosa ne pensate? Io sono convinto che molti diranno Osimhen adesso, perché il vento è cambiato, cambiato, e su questo attaccante ora c'è un endorsement diverso. Ricordo che nelle ultime 6 partite che ha giocato tutte, anche se soltanto per 308 minuti, Osimhen ha segnato 3 gol, una media di una rete ogni 102 minuti, cioè come gli attaccanti, i bomber veri. Sentiamo qualche messaggio vocale, dai. Sentiamoli? Sì, Mario, ci sei? Ok. La cosa che mi fa più sorridere è che tu sei convinto di capire di calcio e che dici che studi calcio tutti i giorni, e noi siamo tutti ignoranti. A me sta cosa mi fa sorridere, lascio a te la tua convinzione. Vabbè, chi si sente ignorante è un problema suo. Ma Sei svegliato con questo pensiero, poi probabilmente sì, capito? Che non c'entra un cavolo con quello che stiamo dicendo. Benissimo, ok, quindi ti sei qualificato da solo, amico mio, quindi mi stai dando ragione, vedi, direttamente mi stai dando ragione. Raffaele, buongiorno. Allora, Andrea, forza Napoli d'Antonio. Io, per come è strutturata l'Inter, per questa partita farei giocare Osimhen, anche per sfruttare qualche ripartenza e qualche incursione dei nostri trequartisti e di Zielinski, eccetera. Poi a partita in corso magari inserirei anche Mertens se dovesse esserci bisogno, oppure se la partita si incanala bene. Comunque Mertens è uno che spacca le partite, l'ha sempre fatto. E così, forza Napoli. Ecco qua, quindi abbiamo anche una telefonata da Londra. Tony, buongiorno. Ciao Raffaele, ciao Andrea. Ciao. Raffaele, io anziché parlare dell'Inter volevo parlare di un argomento attuale. Vai. Appena uscito sui show, la maglietta del Napoli, la nuova. Lo sai che a me non me ne frega proprio niente, ma proprio sinceramente, io vedo che molti si stanno appassionando, però prego, esprimiti. No, Raffaele, al di là della maglietta e dello stile, quello che può essere, io volevo dire una cosa, ma visto che una maglietta è così importante per i tifosi, ma perché la società non fa un gesto semplicissimo, che è quello di dire ai tifosi apri un contest dove loro possono disegnare la maglietta, anche che sia la terza maglia, ma per un motivo, Raffaele, perché in questo modo tu avvicini la tifoseria al brand. Il Napoli questo non lo fa, allontana i tifosi dal brand, non ci rende parte della community. Perché quello che non succede? Io vivo a Londra, vivo vicino al West Ham, alla casa del West Ham, e di continuo West Ham, Arsenal, Chelsea, Tottenham creano degli eventi, coinvolgono i tifosi, li fanno sentire parte della community, perché il brand è loro, non è della proprietà. Perché questo non succede? Perché dobbiamo essere rappresentati da K, da Burlon, da altri che
che non siamo noi. Volevo lanciare solo questo messaggio, sperando che il dottor Formisano magari gli arriva un messaggio dopo tanti anni di marketing che fa a Napoli. Ok, grazie Tony, buona giornata a te. Sentiamo qualche altro messaggio vocale. Ciao Raffaele, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Beh Raffaele, io penso che comunque uno degli imprescindibili in questa squadra, purtroppo Gattuso l'ha capito troppo tardi, però è così, è Demme che domina secondo me a centrocampo insieme a Fabian Ruiz. Purtroppo Bakayoko non ha dato quello che ci aspettavamo. Ciao e buona giornata. Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a te. Vorrei andare ancora a raffica perché di messaggi ne arrivano sempre una quantità. Sì, Demme, ricordiamo Raffaele che Raffaele Andrea che è diffidato, pardon, dicevo, sì. È uno dei due diffidati insieme a Mario Rui, e poi c'è la Lazio, quindi occhio anche a questo aspetto qui, insomma, non prendere un giallo in questa partita. Sì, perché tra le due partite secondo me è molto più importante quella contro la Lazio, è da vincere chiaramente. Sentiamo un altro messaggio. Raffaele Andrea, buon pomeriggio. Io volevo esprimere un mio pensiero sul fatto che dovranno giocare tra di loro Juventus, Atalanta, Milan e Inter, nel senso che si faranno male sicuramente e noi dovremo soltanto approfittare di questa situazione. Già la partita di domenica, ad esempio, tra Atalanta e Juventus potrebbe essere, non dico decisiva, ma è molto importante per noi. Vinca l'Atalanta, vinca la Juventus o pareggino, se noi vinciamo comunque abbiamo fatto un doppio salto in avanti. Buona giornata. Ciao, buona giornata anche a te. C'è Antonio al telefono. Ciao Antonio. Ciao Raffaele. Allora, anch'io penso che la partita con l'Inter sia fondamentale e che vada vinta. Per me Gattuso, se schiera Osimhen, dimostra di volerla vincere la partita e comincia ad acquistare, insomma, consapevolezza dei giocatori che ha. Se mette Mertens dimostra ancora una volta di aver paura e di essere impreparato. Tra l'altro, voglio dire, sento continuamente dire, se posso allungarmi un attimino, che lui adesso sta dimostrando che con tutti i giocatori a disposizione lui sa fare il suo lavoro, vince tutto quanto. La mia domanda è una: ma con un altro allenatore, con tutti i giocatori a disposizione, non avrebbe vinto ugualmente il Napoli, oppure un miracolo di Gattuso? Boh, chi lo sa. Ai posteri ovviamente l'ardua sentenza. Ciao ragazzi, riguardo la maglia, motivi di distrazione in questi frangenti così importanti mostrano come ADL non se ne fotte della squadra come tifoso. È un falso napoletano, scrive un amico che non si firma. Momento di distrazione, presentare una nuova maglia, momento di distrazione rispetto per la a che cosa? Cioè, scusa, anche perché il Napoli dovrebbero cambiare lavoro, perdonami, infatti, se si fanno distrarre dalla nuova maglia, ma per favore. Ultimo messaggio e poi ci fermiamo. Realtà non è tanto la questione di Osimhen, se sia più forte o meno forte, o che sia il suo momento o meno. La questione è che con Mertens si gioca in 10. Poi vabbè, ti fa il tocco, ti fa la giocata, ma con le squadrette piccole può anche andare bene, ma qua ci vuole gente che corre in mezzo al campo. Questo è ormai il nuovo principe di Posillipo, non corre più. Va bene, direi che non abbiamo risolto il caso, quindi non sappiamo se deve giocare Osimhen o Mertens, ognuno ha espresso. Però abbiamo ancora tanto tre quarti d'ora abbondanti per parlarne. Adesso però ci fermiamo, piccolo stop, e tra pochissimo torniamo in diretta 081 636 363 per intervenire in trasmissione. Tra poco Matte Sport Live, voce di popolo con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Allora, come ogni venerdì, diamo ampio spazio ai tantissimi amici che ci contattano sia con i messaggi al 339-666-9990 sia con le telefonate 081-63-6363. Se vi firmate i messaggi è meglio, così io so chi è che scrive. Per esempio, apro uno. Ciao Raffaele, ti faccio una domanda. Invece di parlare di Osimhen, parliamo del problema tattico che si presenterà con l'Inter. La partita si vincerà a centrocampo. Chi marcherà? L'ha già vista. Il loro regista Brozovic e il moto perpetuo e gran giocatore Barella.
Non vorrei che dopo si incolpasse Ruiz, che non sa fare l'incontrista e non ha nelle corde la copertura e il pressing. Puoi ripetere, Andrea, quello che stiamo dicendo per tutta la settimana relativamente alla sistemazione in campo dell'Inter? Beh, se Zielinski andrà a prendere Brozovic, ma è proprio scontato, il trequartista va sul vertice basso, come in qualsiasi modulo. Il fatto che ci vada uno come Zielinski, che ha le due fasi, che è dinamico, che è un centrocampista, che non è Mertens per intenderci, anzi è un'arma a favore del Napoli. Poi che Barella sia incontenibile quando è in giornata vale per tutte le 19 squadre di Serie A, non è un problema di chi lo deve marcare, che chi lo deve marcare è un discorso che non si usa più dagli anni 80, forse lo usa solo Gasperini, è un altro concetto, è la squadra che deve disinnescare l'altra, che è quindi l'Inter di Conte. Luca al telefono, buongiorno. Buongiorno, salve, la mia idea è quella che dovrebbe giocare sempre Osimhen, abbiamo speso un bel po' di soldi e dovrebbe giocare sempre, pure per dargli continuità. Mertens dovrebbe essere la persona che dovrebbe entrare gli ultimi 20 minuti e dovrebbe fare la differenza in quel lasso di tempo, perché ormai comunque c'ha 35 anni. Per me Osimhen deve giocare sempre, gli deve essere dato molto più spazio. Perfetto, grazie Luca. Scrive Massimiliano e lo condivido. Oggi si critica Mertens e ieri Osimhen, come al solito tutti mister, aspettiamo la fine e tiriamo le somme, chi ha lavorato bene e chi no. Che dice? Adesso stavi dicendo qualcosa. Che ha ragione lui, nel senso che anche Mertens ha vissuto secondo me una stagione che nei numeri è molto positiva se consideriamo l'infortunio, quindi quante partite ha saltato, mi sembra abbia 8 gol e 8 assist, ed è questo che deve fare Mertens alla sua età per il Napoli, anzi direi che ha fatto anche tanto. Ti stupisce il fatto che Doveri diriga per la terza volta consecutiva Napoli-Inter, quasi diventato il suo... la sua specialità questa partita? So che ti fa piacere soprattutto che al VAR ci sia Mazzoleni, Raffaele. Sì, mi stupisce soprattutto che ci sia Mazzoleni, a dire la verità, perché abbiamo capito che Mazzoleni ha qualche problema col Napoli, perché non gli riesce quasi mai niente bene, quasi mai niente bene, a cominciare dalla finale di Supercoppa Italiana nel 2012 a Pechino, dove fece disastri inenarrabili, per non dimenticare le offese razziste a Koulibaly proprio in un Inter-Napoli che lui fece finta di non sentire, fece proseguire la partita, non la interruppe, e poi Koulibaly, rivolgendosi al pubblico con l'applauso, addirittura lo espulse. Poi vogliamo parlare anche del VAR di Milan-Napoli, quando si intestardì e costrinse l'arbitro Pasqua ad andare a rivedere all'on-field review un contatto impercettibile tra Bakayoko e Teo Hernandez. Quindi lui ha qualche problema col Napoli, non posso spiegarmi, o è scarso come la morte o ha qualche problema col Napoli, non c'è la via di mezzo. Ripescare un ex arbitro e metterlo davanti al VAR per continuare a fare danni così come li ha fatti da arbitro, io veramente non capisco la ragione per la quale poi dobbiamo pensare che con 30 lange il senso degli arbitri cambierà. Io non ci credo. C'è Antonio al telefono, buongiorno Antonio. Se n'è andato? Che ha fatto Antonio? Sentiamo un messaggio vocale intanto che ricopriamo Antonio. Osimhen tutta la vita, ma quello che deve cambiare nel Napoli è il carattere. Bisogna cacciare la cazzimma, come si dice a Napoli. Già dal primo minuto il Napoli deve essere aggressivo, non li deve far fiatare, deve far capire che nel campo c'è una grande squadra. Deve fare al contrario di quello che ha fatto contro la Juve, almeno nel primo tempo, quello che è successo nel primo tempo. D'accordo, ciao ragazzi, Domenico Davanti. Sì, ma io sono d'accordo con te, Domenico, tutta la vita sono d'accordo con te. Ricordo che Mertens ha giocato 21 partite e ha segnato 8 gol per un totale di 1274 minuti. Sono pochissimi se pensate che quelli che giocano di più nel Napoli sono oltre o intorno ai 3000 minuti. C'è Umberto al telefono, buongiorno. Buongiorno Raffaele, ciao. Come va? Tutto bene Umberto, vai veloce. Senti un po' Raffaele, io ora vorrei raccomandare ai ragazzi di tenere presente che con l'arbitro Doveri bisogna continuare a giocare, perché lui lascia giocare molto spesso all'inglese. E in più sto pensando una cosa, vedi se la pensi come me, Mazzoleni al bar, ma stava nella pepe gialla,
Ciao bello, ciao. L'ho detto proprio adesso, quindi proprio in questo istante. Ne ho parlato, sentiamo anche un messaggio vocale, eccolo qua. Buongiorno Riemma. Buongiorno. Io sono convinto che dovrebbe giocare Osimhen, ma più che altro perché da un po' di è un giocatore che è imprevedibile, mentre Mertens è un giocatore che ormai è levigato nel calcio italiano, allora normalmente possono prendere le misure la difesa interista. Con Osimhen dovrebbe cambiare tattica, penso io, poi non lo so, io da tifoso e da una persona che guarda le partite penso questo, ma non so se sbaglio. Ma guarda, sicuramente hai detto la tua, puoi essere del giusto o sbagliare, però hai espresso una tua valutazione, noi questo vogliamo, anche noi esprimiamo delle nostre valutazioni, magari lo facciamo in una maniera un poco più scientifica, diciamo, no? Perché andiamo a leggere anche oltre gli aspetti che sono umorali, e quindi io credo, da quello che intuisco attraverso anche certi messaggi che arrivano da Castelvolturno, che potrebbe giocare Mertens dal primo minuto. Ma se gioca Osimhen, io sono contento al 100%, anzi. Oggi io preferisco Osimhen come attaccante centrale del Napoli, ma non perché Mertens, come qualcuno ha detto, ormai così, colì, no, perché in questa fase della stagione probabilmente Osimhen sta un poco meglio. Claudio, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno a voi. Ciao. Senti, in merito alla Osimhen Mertens, io preferirei in questo momento Osimhen, anche per poter sfruttare Mertens in un'eventualità di infortunio, speriamo di no, tra uno Trapolitano o Insigne, averlo in alternativa nei tre ruoli davanti o anche come sottopunta, sì. Visto che abbiamo Lozano, non c'è, sì, per questa partita. Cosa ne pensi? No, lui come esterno non vuole giocare, quindi non è una posizione nella quale si sente a suo agio. Poi in questa partita gli esterni dovranno correre molto, quindi cioè, se sono gli ultimi 20 minuti, perché speriamo di no, c'è un risultato negativo, bisogna provare a recuperarlo bene, altrimenti penso che possa solo fare staffetta con Osimhen. O sempre, se tu vuoi aumentare il peso offensivo, Raffaele, ricordiamo che c'è anche Petagna, no? Quindi non è che c'hai il problema di e poi non ho un attaccante fisico in panchina, hai comunque Petagna più Mertens da poterti giocare in entrambe le posizioni come sottopunta e a posto di Osimhen. Poi tu dici che inizierà dal primo minuto e quindi questo discorso ovviamente non vale più, ma nel caso si potrebbe avere questa doppia opzione. Sì, ci scrive Lorenzo da Volla, dice: interista, credo che sarà una partita molto tattica, l'Inter lascerà il pallino nel gioco al Napoli, ma Gattuso sarà molto attento perché sa che le ripartenze sono pericolose, quindi per questo motivo io dico che giocherà Mertens. Poi aggiunge: vinca il migliore. Questi messaggi io li adoro, anche da parte di chi ci ascolta e non è tifoso del Napoli. Fabio, buongiorno. Buongiorno Raffaele, buongiorno. Ciao. Raffaele, purtroppo il Napoli deve giocare tutti dietro e di contropiede, solo così, solo così, Raffaele, perché non abbiamo i mezzi di giocare, io la vedo così, perché non vedo, cioè il discorso di criticare a Gattuso è quello che io non ho mai visto in Gattuso, una situazione tattica, tipo accorciare le diagonali, mai, io non le ho mai viste queste. Cioè, spesso dico, noi dobbiamo giocare semplici, con queste squadre un po' più forti, l'Inter, la Juve, dobbiamo stare lì, in attesa, e giocare di contropiede, perché altrimenti l'Inter si fa proprio. Vabbè, tu sei convinto della tua idea? Io sono convinto, sì, non dobbiamo leggo campioni del mondo come Fabio Cannavaro oppure fuori classe come Cassano che dicono che il Napoli ha in Europa, non dice il miglior gioco, ma è una delle squadre che giocano meglio. Tu invece dici che non sa fare questo, non sa fare quello, per carità, Vabbè, poi magari De Laurentiis si chiamasse non ha mai fatto una diagonale. Non ha fatto una diagonale, non ha mai accorciato, ha fatto 59 punti, ha fatto un miracolo. Ma con quale ardire voi dite queste cose
pubblicamente in radio, ma veramente, ma poi da quale pulpito, da quale presupposto? Sinceramente io sono stato. Partiamo dal dire che il tifoso napoletano è una persona molto ingrata, visto e considerato quando ha fatto Mertens fino ad oggi. Poi la butto così come provocazione: mettere Mertens e Osimhen insieme e Zielinski poi al posto di Demme o Fabian, visto e considerato che comunque Mertens riesce sempre a mettere davanti alla porta Osimhen. Sai cosa? Bello, però io in questa partita non lo farei, perché rischi troppo con un Inter che è feroce nelle ripartenze, quindi uno dei due, tutti e due insieme è troppo rischioso, ma proprio assai. C'è Giuseppe al telefono, buongiorno. Giuseppe? Pronto? Sì, buongiorno. Pronto? Giuseppe, cortesemente dovresti sentirci solo attraverso il telefono, perché sennò... Solo attraverso il telefono. Prego, Giuseppe, prego. Voglio dire la mia. Sì. Da tifoso, non da grande esperto di tattica. Per me, Osimhen, Mertens, Pedani, o chi per esso, Balsaran, Bordin, è capo di tutta la partita, e vinci. Forza Napoli sempre, in bocca a lui, in essere ragazzi. Benissimo. Da fine intenditore questa meraviglioso, troppo bello. Chi gioca gioca, dobbiamo portare casi tre punti. Applausi a scena aperta. Sentiamo altri messaggi vocali. Vai. Ciao Raffaele, ciao Andrea, mo rispondi a chi sta amica, ma amica, ma riesco a capire, ma come partite come fine? Ma ti rendi conto? Noi dobbiamo giocare tutti i tiri, ma che sta? Ma come muovi tuo calcio tu? Ma io non riesco a capire, ma come fai a vedere una partita di calcio? Cioè, ma tu mi spiega un attimino, no? Tutte queste partite che ha vinto Sinder, ma come l'ha vinta? Ma tu, metti troppo a bilancio, il gioco dell'anno è quello dell'Inter. Ma come fa a se trovare l'angolo per Sinder? Queste partite, ma per piacere. Ma come è venuto il partito? Sai una cosa, Andrea? Io adoro il popolo napoletano perché nella stragrande maggioranza è intenditore di calcio, nel senso che lo segue con attenzione, però non se ne vanta di saperne. Chi se ne vanta sono quelli che invece non capiscono una beneamata mazza, e vedi che si librano attraverso delle congetture di natura strategica, modulistica, variabili impazzite della geometria in campo, sono quelli là. Però è divertente pure per questa ragione. Ma io ti dico una cosa, poiché si tratta di una minoranza molto rumorosa e fastidiosa, io non vedo l'ora che finisca questa stagione per salutare Gattuso, perché Gattuso non se le merita queste persone, se ne deve andare, e un giorno dovrà essere rimpianto come gli stessi che poi hanno attaccato prima Mazzarri e poi Sarri. Con il tempo hanno detto: ah, avessimo avuto Mazzarri o Sarri. Ci dobbiamo fermare. È vero. No, poi tra l'altro io penso che l'Inter vada aggredita, Raffaele, il primo modo per batterla è non averne paura, nel senso che se il Napoli fa una gara attendista perché gioca con la prima in classifica, secondo me fa l'interesse dell'Inter, che è una squadra che gioca comunque a ritmi non altissimi, che si appoggia su Lukaku e prendi il fallo e metti la palla in mezzo. Invece il Napoli deve aggredirla, l'Inter deve avere coraggio come ne ha avuto a San Siro, e avrebbe pagato se avessimo sprecato meno sotto porta. Dobbiamo fermarci, mi sa, nuovamente per un po' di pubblicità, ma tra pochissimo siamo di nuovo qui, a tra poco. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Sentiamo subito altri messaggi, dobbiamo smaltire perché sono troppo. Ciao Raffaele, ciao Andrea, ciao. Buongiorno, sempre ciao. Complimenti e grazie della compagnia. Grazie. Io spero che per i prossimi, soprattutto per la partita con l'Inter, potremmo vedere i giocatori di nostro maggior talento tornare in auge, diciamo, di far vedere quella, di avere la forza mentale e caratteriale, di far vedere le qualità che hanno. E proprio Zielinski, di cui stavate parlando prima, spero proprio che possa fare una grande prestazione e dimostrare di essere un campione vero. Forza Napoli, Emiliano. Io condivido molto quando i tifosi, a parte le sfumature tattiche oppure la scelta degli uomini, sostengono che il Napoli abbia bisogno di esprimersi in maniera più caratteriale. Questo è un difetto di questa squadra che purtroppo emerge soprattutto in certe partite chiave. Ora, riuscirà il Napoli domenica sera a superare questa impasse, questo handicap, oppure dovremo rivedere un primo tempo come quello che vedemmo contro
la Juventus, ecco, per me sarebbe molto doloroso, perché vorrei un Napoli spregiudicato, non che rischi, ma che sia spregiudicato, perché sennò non ottieni niente nella vita. Sono fiducioso, se ti può interessare. Secondo me Napoli farà una bella partita, una partita di carattere, anche perché insomma ha tanto da guadagnare in questa partita e non del tutto da perdere, come hai detto tu ampiamente questi giorni. Sentiamo Girolamo che è al telefono, buongiorno. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea e complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Raffaele, due cose veloci. La prima te la dico molto in italiano. Domenica chi gioca gioca, l'importante è che sia in forma e esatto, che il Napoli faccia quello che deve fare. Giusto. È una cosa alla napoletana. Giusto. Io sono 1984, quindi dopo gli anni 90 uno inizia a essere più grande. Sono andato avanti con si gonfia la rete. Poi io sono sposato, ho 36 anni, ho 3 figli, 2 maschi. E io ogni tanto ci faccio i video qua a YouTube e si gonfia la rete e che dicono? Sì, si esaltano come me. Mi hanno visto anche ultimamente quando è stato a Napoli-Lazio quel 4-3 fantastico, micidiale, che io stavo allo stadio, quelli sono gli anni più belli che io ho vissuto di emozione con Mazzari. Ma come devo fare per far attaccare anche i miei figli a dire si gonfia la rete con Raffaello Ariemma? Grazie e ti sento per l'altro. Grazie Girolamo, ovviamente dipendesse da me non avrei mai interrotto quel percorso che per me è passione pura oltre che lavoro. Il lavoro lo faccio prima e dopo le partite, durante le partite per me è uno spasso vero e proprio. Speriamo che si possa tornare a vivere quelle emozioni. Sentiamo un messaggio vocale. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Vi seguo sempre, siete fortissimi. Mi chiamo Francesco. La cosa bella è che oggi i tifosi sono imprenditori, direttori sportivi, allenatori. Non è che danno un giudizio, come dire, un giudizio personale. No, sono proprio tecnici. Boh. Un abbraccio, ragazzi. Però il bello è questo, sai, Francesco. Purché poi il loro sentirsi tali non debba mortificare le capacità degli altri. Se io devo sentir dire da uno che dice cose inappropriate, che io non capisco niente, lui sì, allora lì veramente entriamo proprio nel paradosso. Pasquale, buongiorno. Buongiorno a voi, sono Pasquale da Pisa, ciao, complimenti per la trasmissione. Ciao, senti, se riuscissimo a fare la partita dell'andata che fu un capolavoro tattico, secondo me quella lì sarebbe il massimo, perché noi molti guardano il risultato, ma quello fu un capolavoro, perché secondo me riuscì a mettere tutte le pedine in campo molto bene e mi auguro che sia illuminato. Poi volevo farvi un'altra domanda. Secondo voi non sarebbe il caso che De Laurentiis si facesse sentire, nel caso di dire guarda quest'arbitro al VAR a me non piace, anche per metterlo sotto pressione e costringerlo a fare bene il suo dovere? Vorrei sapere come la pensate e continuate così, che siete bravissimi. Grazie Pasquale, e dovresti esserci tu al posto di De Laurentiis, allora sì che potremmo avere queste reazioni che sono necessarie, perché se ti accorgi che un arbitro commette sempre degli errori contro di te strani, ma la voce la devi far sentire. Ora io non lo so se la fanno sentire, noi non lo sappiamo che facciano sentire questa voce. Messaggi vocali, sentiamo. Buongiorno Raffaele, perdonami, ma tutto sto catastrofismo e tutte queste inferiorità, come dire, di personalità e di gioco, io non ce la vedo. È vero che l'Inter per sua fortuna è primo in classifica, perché hanno avuto tutti, come dire, gli infortuni, gli acciacchi del Napoli. La risposta è questa. Se il Napoli gioca come deve giocare tranquillo e vincerà serenamente. Ciao, grazie per la trasmissione che ci dai e ci fai compagnia. Grazie, ciao, grazie, ciao Nicola. Amico mio, come dicono gli inglesi, Andrea, this is the answer. Questa è la risposta. L'Inter non ha avuto mai un giorno infortunato Lukaku e quindi ha potuto godere del suo miglior attaccante per tutta la stagione. Ora non è che noi stiamo gufando contro, per carità, però il Napoli ha avuto in attacco soprattutto, anzi mi piace ricordare che nella gara d'andata Osimhen era già infortunato dal 13 novembre, si giocò il 16 dicembre Inter-Napoli, Mertens titolare e si fece male dopo poco, credo dopo 16 minuti, fu costretto a uscire fuori e è tornato dopo 2-3 mesi. In quella partita tra l'altro non c'era in campo Fabian Ruiz, Andrea, era in panchina perché non viveva un momento di buona condizione, mentre adesso è proprio il contrario, è uno dei migliori del Napoli. Sì, poi tra l'altro Raffaele, io mi ricordo una partita dell'Inter, forse col Parma, non vorrei sbagliare, dove venne concesso
un tempo di riposo al povero Lukaku che partì dalla panchina, l'Inter all'intervallo perdeva, rimontò nella ripresa, guarda caso l'Inter ha fatto fatica fin quando ha avuto le coppe, cioè fin quando gli stessi giocatori dovevano fare una partita in più la settimana dopo è partita a razzo. Se sono tutte la coincidenze, fortuna dell'Inter è stata questa, che è uscita dalla Champions e non è neanche andata in Europa League, quindi ha avuto tutto il tempo di preparare lo scudetto. Gian Guido, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno. Io sto trasalendo perché sto osservando dai media nazionali un fuoco di fila contro il Napoli, contro la figura del presidente, che a me non né mio padre né niente, è il presidente della squadra per cui faccio il tifo. Io vorrei ricordare che come se fosse un mago allenatori, che gli allenatori a Napoli falliscono per colpa sua, c'è Bestovieri, il grande Tardelli e compagnia cantante. Ma io vorrei sapere un attimo, io ho memoria di quattro esonerati del Napoli in tutti i 18-19 anni, mi pare. Ventura, Reia fu mandato via per il concordato, infatti, di rapporti della società, e sono mandato via Ancelotti, perché no, Ancelotti è Donadoni, Donadoni. Non mi sembra che sia un mangio allenatore. Sì, probabilmente ha un carattere abbastanza spinoso, ho avuto l'onore di conoscerlo, è un carattere particolare De Laurentiis, ma è una paga, il 27 del mese arriva il bonifico, quindi fa il tuo lavoro, credo che non abbia problemi. Detto questo, un'altra cosa e poi vi lascio, mi dica un'altra radio mi è stata risposto, non la radio nazionale, che io se abbiamo dubbi sull'operato degli arbitri e sulla bontà del signor Mazzolemmi nello specifico, allora è meglio che non guardiamo il calcio. È come che dire che se mi rubano la macchina è meglio che la macchina non la compro, non è che arresti i ladri. È un discorso, cioè veramente io sono trasalgo. Ciao, sì, buona giornata a te. Sentiamo un messaggio vocale. Vai. Buongiorno, Ivan da New York. Ciao Ivan, buongiorno a te. Se entrava quel tacco di Insigne a Milano contro l'Inter, se solo entrava, che poi dopo quel tacco, dopo due minuti, c'è stato il rigore, l'espulsione, ma se entrava quel tacco praticamente è stato the sliding doors, ci ha cambiato la stagione. Quel tacco di Insigne è peccato, non sapremo mai come sarebbe andato a finire, ma se entrava quel tacco andavamo in vantaggio. L'Inter a quest'ora non era in testa al campionato, c'era un'altra squadra. Ma chi lo sa? Ivan da New York, ciao. Sicuramente il tacco di Insigne e anche la caviglia di Mertens in quella partita sono state decisive. Giocarono a centrocampo Demme e Bakayoko, non li abbiamo mai più visti insieme, Andrea, chissà perché. No, solo nelle situazioni di maggiore emergenza, in un periodo, se non mi sbaglio, in cui il Napoli era un po' in difficoltà e provò a barricarsi un po' con quella mediana. C'è Angelo al telefono, vai. Io oggi, dato che ho detto tutto e anche il contrario di tutto, come fanno molti, quindi ammetto, mi accuso diciamo di questo. Oggi cronaca rosa, dici che questa cosa è cronaca rosa. Allora, ho notato che De Laurentiis, a proposito dell'articolo uscito ieri, ha lasciato sulla strada anche qualche cadavere sulla via della comunicazione, vale a dire. A me personalmente giungono dei rumors, perché anche con la radio ufficiale ci sarebbero dei problemi. Voglio dire, allora, tanto è vero che vedo De Maggio a un certo punto avere delle valutazioni critiche che io non ho mai visto. Possiamo parlare di calcio? No, allora la domanda è questa. Vai. Ma Radio Marte sarebbe pronta a essere una radio ufficiale, se devo avermi solo chiedere? Ma non lo so, perché io non sono l'editore di Radio Marte, quindi figurati se posso risponderti io. Messaggio vocale? Raffaele, ma com'è possibile che non riusciamo a toglierci questo maledetto ex arbitro dalle palle? Cioè, è possibile che tutti quanti fanno qualcosa, ma non si può fare qualcosa? C'è una petizione, oppure convincere a De Laurentiis che questo sta proprio contro di noi? Cioè, non lo so, ma è possibile? Non lo so, boh. Guarda, io lo faccio anche tutte le volte che mi danno l'opportunità. Lui e Orsato, io ce li ho puntati tutti e due, perché non mi voglio permettere di dire cose che poi potrebbero comportare dei problemi a me e ad altri. Però voglio dire, io vorrei parlare con la coscienza di Orsato, non con lui. Perché che lui va in televisione e dica ho sbagliato, beh, lo sappiamo che è sbagliato. Mica c'era bisogno di aspettare 3 anni che tu dicessi perché che hai sbagliato. Volevamo capire perché hai sbagliato, hai voluto sbagliare. Vorremmo capire perché in era troppo momento. Vicino. Questa detto, è un'altra cosa ridicola che anche altri arbitri sostengono, capito? Ma come si fa a dire no, io sono troppo vicino, non capisco la dinamica.
Ma che siamo impazziti? È un arbitro che non capisce la dinamica perché è troppo vicino, continua ad arbitrare, gli fanno fare pure la finale di Champions League. Quindi perciò dico, io non vorrei parlare con Orsato, io vorrei parlare con la coscienza di Orsato. Allora potremmo sapere qual è la vera verità, perché ha sbagliato quella sera. Se no, parliamo sempre delle solite cose, che gli arbitri si rifugiano dietro la frasetta, 3 anni ci sono voluti, ho sbagliato perché ero troppo vicino. Noi non meritiamo di essere trattati da scemi, perché meritiamo questa, di più. È questa la cosa che credo indigni tutto il popolo partenopeo. Tu, Orsato da Vicenza, non puoi pensare che tratti noi come degli idioti, perché la figura dell'idiota la stai facendo tu quando vieni in televisione a dire scusatemi, io ho sbagliato. Fermiamoci, dai, che è meglio. Perché dobbiamo fermarci nuovamente, poi torniamo. Abbiamo anche un ospite con cui parlare un po' di questo Napoli-Inter. Insomma, restate con noi tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua Andrea, siamo tornati, siamo nella parte conclusiva di questa ora di trasmissione che vorrei trascorrere con un amico, un grande giornalista e il coordinatore della redazione Repubblica Napoli, Gerardo Ottavio Aragone, figurati. Buongiorno, buongiorno Ottavio. Come stai Ottavio? Buongiorno. Sto bene, voi? Tutto bene? Tutto bene, tutto a posto, speriamo che stia bene il Napoli domenica sera, ma questa partita tu la vedi come, Ottavio? Come una gara che il Napoli vivrà, come spesso succede nelle partite, quelle cosiddette di cartello, cioè con un po' di soggezione iniziale come vedemmo contro la Juve, secondo te? No, io penso che il Napoli andrà molto determinato e molto carico. Penso che è una sfida molto importante che viene, diciamo, in una fase positiva, almeno per, se guardiamo la classifica parziale del girone di ritorno, no? Del gruppo di Gattuso, e quindi penso che andrà molto carico e motivato, anche perché si gioca delle chance importanti, e quindi io vedo molta elettricità e molta energia anche positiva per il Napoli in questa partita, sinceramente. Sì, che vivrà questa energia positiva avendo davanti Osimhen o Mertens. In questa fase molti sostengono che forse il nigeriano ha un po' più di birra in corpo, tu come la vedi? Ma guarda, premesso che io non mi arrogo competenze tecniche che non ho, questo lo dico sempre, faccio una valutazione proprio anche da osservatore del calcio, cioè non... Ma io, insomma, da osservatore del calcio vedo sempre bene e con favore Mertens, che insomma non deve dimostrare nulla, però diciamo, nell'ambito di queste poi scelte tattiche che competono all'allenatore, io credo che lui sarà a trovare il giusto equilibrio insomma, per avere poi un attacco più forte e al meglio. Quello che è certo, io penso che lo ribadisco, il Napoli se la giocherà alla grande. Io non vedo timori, penso che c'è, non so, è una sensazione, ci dovrebbe essere una chimica positiva, e sono fiducioso che poi alla fine il risultato premierà la squadra di De Laurentiis. Sì, a differenza degli ultimi campionati, però, sai Ottavio, sarà divertente vivere queste ultime 8 giornate, perché ci sono 5-6 squadre in lotta per 3 posti in Champions, quindi con tanti confronti diretti, diciamo che chi sbaglia rischia di restare fuori dopo una partita, perché le altre cominciano a scappare poi. Sì, questo sicuramente hai ragione, un'osservazione che condivido in pieno. È una situazione da questo punto di vista molto aperta, bisogna stare attenti e seguire un cammino regolare. Ecco, questo io penso che in generale farebbe bene a tutte le società, ma in particolare al Napoli, cioè avere un cammino il più possibile diciamo basato sulla capacità tattica e sulla forza della squadra, e disturbato il meno possibile da polemiche o da situazioni continuamente messe in discussione. Però insomma, mi rendo conto che poi forse chiedo la luna, magari questo è un po' connaturato, intanto è connaturato all'ambiente, forse all'ambiente
del Napoli in particolare, però io penso che se invece si riuscisse, soprattutto in questa ultima fase così delicata come giustamente osservavi tu, a poter stringere e a giocarsela sul piano soprattutto tecnico, disperdendo le minori energie possibili in cose, diciamo così, collaterali, che giusto, in realtà non aiutano, io penso che questa squadra ha grosse chance dal punto di vista tecnico, e se avrà la tranquillità per poterle esplicare, potrà dare sorprese, potrà riservare sorprese nella parte finale del campionato. Certo. È vero. Ottavio, mi dai un'opinione su come vedresti un Sarri bis? Che ci sarebbero tanti elementi di discussione, no? Credi come che vedresti, possa essere un'ennesima scelta? Un Sarri bis, lo riporteresti Sarri a Napoli? Guarda, insomma, sempre io faccio sempre la premessa, perché non voglio poi assumere ruoli che non sono miei, dico sempre le cose con la massima umiltà e senza pretese. Davvero, a me Sarri piaceva molto, e penso che lui avesse trovato con Napoli una miscela particolare. Mi piaceva molto il suo gioco, mi piaceva anche un suo certo modo di essere, una certa alchimia che si era creata con la squadra. Guarda, io augurando ovviamente a Gattuso e al Napoli sempre il meglio, e senza appunto voler interferire in scelte che non sono mie, però devo dire che per esempio Sarri, insomma, il periodo in cui c'è stato al Napoli è stato un periodo divertente, in cui si vedeva veramente in certi momenti, in particolare esaltazione proprio tecnica della squadra, un gioco particolare che poi ha fatto scuola. Ecco, insomma, senza essere passatisti e sapendo che poi le situazioni non si ripetono mai uguali, però certo quell'atmosfera e quel tipo di gioco e anche quell'effervescenza in astratto sarebbe una bella cosa. Per chiudere, Ottavio, tu confidi che magari non nella penultima partita in casa allo Stadio Maradona, quella del 12 maggio contro l'Udinese, ma almeno nell'ultima partita possa esserci un po' di pubblico allo Stadio San Paolo? Si giocherà il 23 maggio, sarebbe un'ottima chiusura. Beh, questione complicata, come sapete, che attiene a scelte nazionali. Io penso che la questione del pubblico vada affrontata contestualmente tout court, sia per quanto riguarda le discipline sportive, sia per quanto riguarda poi anche la possibilità del pubblico in altri grandi eventi che attengono alla musica, al teatro, alla cultura. Ecco, io penso che tutto questo vada valutato in un quadro più generale, perché già vedo e si sono manifestate, secondo me anche giustamente, delle perplessità in tanti settori. Allora io farei intanto, primo punto, la salute, cioè qualsiasi cosa si fa va fatta con ragione e con piena logica e guardando a quel bene supremo che è la salute pubblica, quindi questo viene prima di tutto e qualsiasi scelta. Però, va Ottavio, vincolata. Se io sono vaccinato, oppure ti dimostro di aver fatto il tampone 3 giorni prima, oppure ho gli anticorpi, perché non posso frequentare lo stadio? E questa è la mia domanda, credo che se la stia ponendo anche il governo adesso, probabilmente. Sicuramente, ma questa è una giusta domanda. Il punto è vedere, sai Raffaele, intanto manca circa un mese, vediamo che Italia sarà tra un mese, cioè nel senso che c'è un piano vaccinale e una situazione che è in continua evoluzione, che come sai ha alti e bassi e che almeno finora non ha consentito di mantenere la velocità che tutti quanti noi auspichiamo, e quindi secondo me, sai, discorsi da qui a un mese non è poco, può cambiare tutto. Io sinceramente da appassionato sia di eventi sportivi ma di eventi in generale lo auspicherei, però sono molto cauto nelle valutazioni, perché ti ripeto, è veramente un periodo decisivo, il governo è impegnato in questa campagna, si gioca appunto anche la faccia, sono state fatte scelte importanti, è stata promessa un'accelerazione decisiva. Vediamo, io mi auguro che questo avvenga e che possa avere riflessi positivi, che secondo me, ripeto e li auspico, devono essere per il calcio ma in genere anche per i grandi eventi, in sicurezza,
e con garanzie precise, però auspico che si proceda con la maggiore celerità possibile in questa campagna vaccinale di sicurezza e che al tempo stesso, in maniera certificata, si possa, diciamo, gradualmente negli stati, ma anche in generale, poi ritornare ad avere una vita, non dico come era prima, perché mi rendo conto che adesso è prematuro, che però insomma in qualche modo ci consenta di guardare al futuro con maggiore fiducia. E comunque se si dovesse riaprire non si deve più chiudere a quel punto, quindi riaprire per restare aperti e non per chiudere un'altra volta, caro io penso di sì, cioè riaprire sempre laddove possibile, però con una gradualità che poi presupponga poi un ritorno, e cioè come se tu ti metti su un binario e poi sai che alla fine di quel binario c'è appunto il ritorno alla normalità, quindi quel binario va percorso. Vabbè, secondo me va percorso quando ci sono le condizioni per percorrerlo. In questo senso, ritornando alla tua domanda iniziale, un mese non è poco, in un mese può cambiare tutto se c'è poi l'accelerazione necessaria e se i dati poi dei contagi comportano una discesa, ecco allora cambierebbe lo scenario e certe decisioni potrebbero anche essere prese. Ottavio, grazie, buona giornata di lavoro, ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie ad Ottavio Ragone, coordinatore della redazione Repubblica di Napoli. C'è una domanda che ci rivolge Mirko da Londra. Sì. E dice: ma secondo voi chi ha più stimoli di vittoria, noi o l'Inter? Nel senso che non è che l'Inter si sente già campione e potrebbe mollare un po' la presa, tu la vedi così, Andrea? Non del tutto, nel senso che l'Inter sa che vincendo a Napoli l'ha veramente chiuso la lotta allo scudetto, per carità l'ha chiusa lo stesso, però vincere a Napoli sarebbe il punto esclamativo. Ovviamente le motivazioni del Napoli dovrebbero pesare un poco di più, perché la partita è decisamente più importante per il Napoli che per i nerazzurri. Sai, molto dipende da come inizi, da dare un segnale subito. Però sai, Andrea, io non entro nella testa di Antonio Conte, perché sappiamo come ragiona, però nella testa dei calciatori, loro vedono il calendario, sanno che all'Inter servono 13 punti per diventare campioni d'Italia da domani fino alla fine, sempre che il Milan le vinca tutte, e allora leggono Spezia, Verona, Crotone, Sampdoria, Udinese. In queste 5 partite l'Inter non fa 13 punti. Quindi io dico, contro Napoli, Roma e Juventus c'è il rischio che l'Inter qualcosa possa anche perdere, perché le altre squadre potrebbero essere un po' più attive rispetto a chi ormai si sente col traguardo in pugno. Sentiamo un messaggio vocale. Ciao Aremma, buona trasmissione, complimenti. Grazie. Volevo dire, come si fa a dire troppo vicino? Ci sono arbitri che... È ridicolo, veramente ridicolo. Il pugilato hanno i pugili a mezzo metro. E nonostante ci siano botte riescono a vedere il pugno fuori posto. Lo stesso in altre arti marziali. Quindi come fa lui a non distinguere un gioco del calcio da un pugno in faccia, che è un altro sport? Interrogativo, forza Napoli. È così. Perché quello è l'intervento di Pjanic, era un intervento in chiara tecnica calcistica, mica un colpo di arti marziali, perciò non l'ha riconosciuto, capito? Esattamente. Messaggi, vai. Posso andare un attimo fuori tema? Tra chi deve giocare, tra Osimhen e Mertens, tra i tatticismi, tra come affrontare la partita. Ci volesse solo proprio una bella botta di short che vincimmo questa partita, che fosse proprio una grande cosa, come vincimmo, basta che vincessimo. Una filosofia spicciola. Posizione deviata all'85esimo. Una filosofia spicciola, ma veramente gradevolissima. Sentiamo. Buongiorno, Radio Marte, buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele, da Lello da Quarto. Ciao Lello. Comunque io penso che è meglio che giochi Osimhen, così l'Inter giocherà un po' più dietro, se no con Mertens ci attaccherà fino all'area di rigore e poi ci potremo andare in difficoltà, mentre Osimhen con i lanci lunghi possiamo anche ripartire, perché questa deve essere pure una partita di attesa, se no non ci dobbiamo scoprire per il loro contropiede, perché loro così giocano. Ciao e forza Mazzoleni. Ciao. Sì, no, forza chi? Magari no, che forza Mazzoleni proprio non si può sentire, ma proprio no. Buongiorno Raffaele, Andrea, Daniele da Secondigliano, sempre complimenti. Ragazzi, un paio di cose da dirvi. Oggettività massima. Equilibrio disarmante.
competenza, sapienza, informazione sportiva non di alto livello ma di altissimo livello. Però vi devo contestare una cosa a vita: l'orario, troppo poco, Raffaele. Fatelo per persone come mio, che vogliono imparare e vogliono conoscere sempre di più. Poi il guaio è più grande, che Raffaele, con te Andrea sta diventando anche uno dei ragazzi più promettenti del giornalismo sportivo, e non mi fate venire meno al mio undicesimo comandamento: non avrai altra radio all'infuori di te, io, e specialmente dove ci sarà Raffaele Auriemma. Un bacione, ragazzi. Questa è un'ode proprio alla nostra emittente, fantastico, veramente. Bellissimo. Beh, non potevamo chiudere meglio, sinceramente. Eh no, assolutamente no. Riapriremo però lunedì, quando da qualche ora avremo smaltito la gioia o qualcos'altro a cui non voglio pensare del post Napoli-Inter, e ne parleremo di questa partita che avremmo visto allo stadio Maradona. Io intanto ringrazio Mario Palligiano, sì, da parte aspetta, tecnica, prima che saluti, guarda, c'è una richiesta da parte, sì, di un amico, quindi io rubo 10 secondi a Marte Sport Live, perché è meraviglioso. Ha detto, scrive questo amico: ho amato il radioascoltatore di prima, sì, ma comma vincim vincim basta cavincim, è possibile risentirlo? Io dico di sì, dobbiamo risentire quel messaggio meraviglioso. Vai, posso andare un attimo fuori tema tra chi deve giocare, tra Osimhen e Mertens, sì, sì, tra i tatticismi, tra come affrontare la partita? Niente, ci volesse solo proprio una bella botte di short che vincimmo questa partita, che fosse proprio una grande cosa, come vincimmo basta che vincessimo. Bene, ma grazie. la metà dello spirito di questo ragazzo mentre no, facciamo veramente, dovremmo averlo tutti la, sì, metà dello spirito di questo ragazzo. Ciao Raffaele, buon weekend. Ciao anche a te Andrea. Adesso un'altra fantastica ora di calcio su Radio Marte Sport Live. Noi ci sentiamo ovviamente lunedì alle 12. Ciao.